Sensibi Kinnikiu. Nardica. Salve amici e benvenuti a una nuova puntata di The Sims 4. Oggi siamo al ristorante di Will e Beatrice per festeggiare il compleanno di Tiziano. E come avrete visto, gli ho già fatto soffiare le candeline, in quanto il gioco diceva che Tiziano non poteva essere presente nel lotto e doveva andare all'asilo. E lo stesso per la piccola Anna. Quindi, siccome erano comunque nei paraggi inizialmente, ne ho approfittato e ho fatto subito la torta. Quindi ora siamo pronti a festeggiare, ma prima lo vediamo allo specchio. Ed ecco qui Tiziano Serra. Guardate che carino con questi capelli ricci. Questo è il suo primo look quotidiano, un cardigan molto semplice, molto bravo bambino, con questi occhialoni, perché per lui ho scelto l'aspirazione di bambino prodigio e il tratto smanettone, perché sarà un bambino appassionato di computer, videogiochi e da grande vorrei proprio che lavorasse in questo campo. Poi questo è il secondo look, un gilet di jeans, il look formale, la tuta, il pigiama da notte, outfit da festa e costume. Ve lo faccio vedere da vicino senza occhiali, così vedete bene il visetto. Fatemi sapere secondo voi a chi somiglia di più. Eccoci qua, alla fine vedo che anche Anna è rimasta qui con noi, anche se risulta all'asilo. Vabbè, pazienza, magari vieni qui. Ora, ho detto a Will di preparare un po' di cocktail come solo lui sa fare, e invece Rachel sta cucinando qualcosa per gli ospiti. Ora, ma li ha fatti i cocktail? Romperatini, ok. Guardate loro due! Cuginetti! Ah, l'unica cosa, tramite Beatrice sono riuscita ad invitare Riccardo, perché non lo conosce. E lo invitiamo Rachel, così abbiamo un bel gruppo di bimbi, insomma. Aspetta, saluta la cuginetta. Sensazione amichevole. Ovviamente abbiamo anche i nonni Ilari e Milo. Ed ecco la piccola Anna che arriva. Ma che ne dici di accendere un po' di musica? Insegna Anna a ballare. Ma non avevo mai visto questa interazione. No, vediamo. Guardate che cucciola. Che tenerezza. Tiziano sta parlando con i grandi. Sì, diciamo che lui preferisce la compagnia degli adulti, è un bimbo proprio particolare. Vieni dai, amicizia con la cuginetta. Riccardo arriverà molto presto, ok, bene. Allora, Rachel ha preparato qualcosa? Sì. Allora facciamo, chiama a tavola. Oh, eccoli qui, anche Riccardo. Allora, formiamo un gruppo. E qua i nostri nuovi bambini. Saluta anche Riccardo. I giocattoli. Se lui è un po' malato. Non vedo l'ora di vedere anche gli altri bimbi, eh. Vedete, potremmo servire anche la torta. Sono ancora ballando, che carine. Tutto loro continuano a chiacchierare. Conosce lui gli altri nonnini? No. Ilari no. Però invece sì. Pensare che fra poco questi nonni non ci saranno più. Ah, ma se ne stanno andando. È già finita la festa, in effetti sono le 2. Vabbè. Lei che mangia la torta. Ah, buona. Quindi non sono andati via. Ilari è qua. Chiedi della vecchiaia. Vediamo, ricordiamoci che lui era un bebè curioso, eh. Lui è malato, vedete, povero. Che carina la nonna. Piccolina è rimasta qui perché furente, ha un po' di sonno e zucchero subito per aver mangiato dessert. Ok, dai ragazzi, io direi di andare a casa perché sono già le 4 e domani si lavora. Bene ragazzi, vi faccio vedere cosa è cambiato in cameretta praticamente.
Il lettino ovviamente per Tiziano. Cambiare il colore dei mobili da bianco a questo beigiolino perché mi pare si abbini meglio anche alle pareti e al resto della casa. E poi è praticamente tutto uguale se non la scrivania qui. E su questa parete ho messo delle mensoline con le carte dei vuotomostri che stiamo collezionando. Ora sono le 9 di mattina e vorrei approfittare di questa giornata proprio dalla mattina presto per andare al pub con Will e Beatrice. Beatrice è già pronta col suo outfit da lavoro, quindi andiamo. Ma prima mi stavo dimenticando. Volevo dirvi che giocando da sola sono arrivata a concludere praticamente le carriere di Rachel e Will. Rachel non mi fa vedere perché sta andando al lavoro. Mi spiace di aver saltato dei passaggi giocando insieme, però tenevo ad arrivare a conclusione di queste carriere nella loro anzianità. Tanto vi dico di Will, che è mixologo celebre. Alcuni potrebbero dire che Will si è venduto al grande pubblico, ma lui non perde tempo a dargli retta. Ora si sta rilassando nel suo ufficio privato, sorseggiando una bevanda straordinaria davanti al caminetto e valutando i prossimi contratti per un nuovo spettacolo televisivo, un libro di cucina e una linea di cristalleria. Non male, insomma. Invece Rachel è capo del personale, ha raggiunto la vetta della tua professione, sei il pinnacolo della conoscenza e dell'addestramento medico esperto. I tuoi talenti sono redditizi sprecati in qualunque sfida inferiore al culmine della diagnostica teorica e della supervisione dell'intero complesso ospedaliero. Insomma, non male, non male. E quindi andiamo al locale. Ok, eccoci qua. Dunque, Scuno. What do you apriamo say? subito. Huh? Alfred Ravuda? Ah, qui è rimasta la torta dal compleanno. Ripulisciva. Ok, è arrivata la cuoca, anche la cameriera e il direttore di sala. Molto bene. Vediamo se arriva qualche cliente. Eccone uno. Speriamo lo faccia subito accomodare. Guardate, c'è anche Claudio, ve lo ricordate? È diventato anziano. Gibbs, Fintosh, Speriamo si sbrighi il direttore di sala. Bibelma, Dovremmo you're sicuramente fare un corso di Swagrift. formazione. Wogrichov? Warbot. Where's the Gib? Yep. Hooray, Cerebon, Stompila? Chips, Vediamo. Ma non l'ho fatto accomodare? Ah, sì. Non è proprio sveltissimo questo signore, eh? Infatti valuterei anche di cambiarlo prima di spendere i soldi in un corso. Innanzitutto anche perché è anziano e ho paura che ci duri poco. Ma non fate vedere nessuno, ragazzi, non ci credo che ogni volta abbiamo questo problema. Facciamo chiedi come va il lavoro. Ok, ragazzi, stavo registrando ed è successa quella fantastica cosa che dice The Sims ha smesso di funzionare. Non so se anche a voi capita, ma ultimamente sta succedendo un po' troppo spesso. Non so se è colpa del computer o proprio del gioco. Vabbè, comunque, siccome al ristorante stava andando a rilento la situation, ne approfitto per cambiare
direttore di sala, perché ragazzi non si può, è troppo lento, non fa sedere nessuno. Allora, vediamo che dice: ha carisma, comicità, eh sì, però il problema qua è la sveltezza. Vediamo chi possiamo assumere. Ma sapete che vi dico? Sono disposta a pagare un po' di più e assumere lei che è più preparata, sperando in bene. Ok, dai, altrimenti non avviremo mai questo locale. Oh, papà e figlia si sono abbracciati. Dai, riapriamo. Round 2, il bello della diretta. Vai qui insieme e aspettiamo. Oh, eccola qua, che carina. Ma tu potresti sempre preparare dei cocktail, no? Non so se poi la gente viene a berli. Prepara una bevanda, prepara bevande per tutti, prepara un cocktail. Come va la direttrice? Sì, beh. Sta chiacchierando col tipo qua. Prima. L'importante è che lo faccia sedere. No, ok, sono andando. Non è sveltissima, però meglio di prima. Dal benvenuto. La cameriera, ragazzi, questo personale lascia un po' a desiderare, c'è da dire. Lei sta qui con i piatti di davanti senza far nulla, ripulisci su. Allora, proprio qui le ha fatte sedere e ripulisci. Ora la situazione. Ah, allora sta arrivando l'ordine. Lo chef del ristorante ha bisogno di tre informazioni per preparare bene tutti i piatti elencati nel menù. Oh, mannaggia, ma perché? Che piatti particolari abbiamo? No, normale, normale. Ok, meno male, su. Vabbè, pensavo peggio. Poi dopo daremo un'occhiata al menù, magari. Facciamo. Offri bevande gratis per far conoscere i cocktail di Will. Posso consigliare l'acqua, ma come? Va bene. Loro sono in piedi, quindi non posso far nulla. Ah, i ragazzi li ordinano qualcos'altro. Altro, ragazzi, fra queste persone presenti al ristorante c'è una piccola anticipazione, qualcuno che fra poco vedremo. Sì, vedremo entrare in gioco, non vi dico altro. Will, vieni qui. Situazione. Ok, sembra andare tutto abbastanza bene. Guarda la preparazione dei dipendenti, non ricordo se si può fare come interazione o se devo farlo quando chiudiamo il locale. Gestisci. Ah, paga per la formazione. Corso di formazione accelerato. Ok, posso farlo subito. Anche con loro. Ora sono che siamo aperti perché non possiamo approfittare troppo dei dipendenti. Infatti sono già 8 ore, dopo si stancano troppo. Quindi facciamo non ammettere nuovi clienti, quando questi andranno via chiuderemo il locale. Lui è flirtante, lui in presenza di signore, sapete che ci ha sempre saputo fare. Will ha un certo fascino anche ora da anziano. Stanno ordinando ancora! Oh mamma, loro hanno riordinato. Ah, perché abbiamo offerto da bere, quindi devono portarglielo. Oh ragazzi, che strazio. Ora lui le ha tolto lo zucchero. Speriamo bene. Sto iniziando a avvertire la stanchezza per aver lavorato così a lungo. Non se ne vanno via i clienti, ti credo di essere costretta a chiudere a questo punto. Loro non vanno via. Loro hanno fatto valutazione aumentata. Ok. Ah, loro stanno andando via. Bene.
questo punto chiudiamo, siamo partiti da 20 ore, non so. Però appunto risultano solo 4 clienti serviti, loro due non me li ha conteggiate perché non se ne andavano più, vabbè. Utile netto meno 179, ma bene! Praticamente avevamo guadagnato 76 dai proventi, meno gli stipendi, siamo in debito. A posto, insomma, convengono questi ristoranti, eh? Beh, si sa che i primi tempi purtroppo è così, finché non prendiamo la mano, finché i dipendenti non sono ben formati, purtroppo è più la rimessa che il resto. Comunque, qualità del pasto, prova a formare gli chef, assicurati che sappiano preparare correttamente tutto quello che propone il menù, prova a formare i direttori di sala e i camerieri. E invece abbiamo l'eccellenza come tocco personale, come titolare sei un fenomeno. Ok, dai, andiamo a casa. Tutti loro sono stanchissimi, quindi per questa puntata ci salutiamo qui. Iscrivetevi al canale, lasciate un like al video se vi è piaciuto l'episodio. Mettetemi un commentino per farmi sapere che mi seguite e magari anche qualche consiglio per il futuro, per la storia, qualche risvolto particolare. Io vi do sempre ascolto. Vi mando un grande bacione a tutti.